Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video concludo il ciclo dedicato alle 5 ferite e alle relazioni sentimentali. Tratterò quindi della ferita da umiliazione, che è l'ultima delle 5 ferite, e dopo spiegherò un po' meglio come utilizzare le informazioni contenute in questi 3 video, allo scopo di diventare consapevoli del modo in cui le ferite che abbiamo condizionano la possibilità per noi di realizzarci sentimentalmente e di trovare degli spunti evolutivi per la guarigione delle nostre ferite primarie e anche secondarie all'interno delle relazioni sentimentali che viviamo. Partiamo con la ferita da umiliazione. Se ben vi ricordate, nel video in cui parlo della ferita da umiliazione, spiego che questa ferita dipende da un eccesso di attenzione e dalla conseguente sensazione di essere continuamente controllati. Questa ferita si sviluppa in quei bambini continuamente stimolati a mangiare e ipercontrollati anche rispetto alle funzioni corporali. Questa apprensione di chi accudisce, che finisce con diventare una pressione e produce sentimenti di vergogna e di umiliazione nel bambino, finendo con lo sminuire la percezione che il bambino ha di se stesso. Spesso questa ferita ha origine da situazioni o incidenti, che possono essere anche capitati casualmente, in cui il bambino si è sporcato giocando o c'è stato un episodio in cui non è riuscito a trattenere i suoi bisogni, si è bagnato, si è sporcato davanti ad altre persone ed è stato sgridato e di conseguenza si è sentito umiliato. Parliamo sempre di situazioni che sono legate alla sensibilità di chi vive la situazione, per cui una ferita da umiliazione potrebbe essere generata da una mamma apprensiva che controlla tutti i giorni se il bimbo va in bagno, ma può essere anche generata da un episodio in cui il bambino si sente male e si sporca a scuola e viene deriso dai compagni. Quello che su una persona può essere stato il risultato di anni di apprensione da parte della mamma rispetto alle sue funzioni corporali, in un altro si scatena in un giorno perché riceve una pesante umiliazione, magari in un momento in cui è un po' più grandicello e ha un episodio in cui si sporca a scuola e viene preso in giro dai compagni. Ricordiamoci sempre che dipende da quanto è percepito in quel momento dal bambino, dalla gravità dell'umiliazione che ha subito. Quindi un'umiliazione grande vissuta in una giornata può avere lo stesso effetto di tante piccole umiliazioni subite nell'arco di qualche anno. Questa personalità tende di suo ad essere poco attiva, a procrastinare, a essere poco costante e superficiale nella cura di sé e anche nella cura dell'ambiente in cui vive. C'è una pigrizia ma anche proprio una carenza di energia. In questo soggetto c'è un metabolismo che tende a produrre grasso piuttosto che a bruciare energia, a produrre grasso che serve anche da protezione verso l'ambiente esterno, che viene percepito come giudicante, ostile rispetto alla propria persona. Questa personalità tende anche a farsi del male, nel senso che si provoca guai nella vita, si condanna a una vita di sacrificio e duro lavoro, senza conservare amor proprio, senza coltivare l'amor proprio, quindi facendo, mettendosi a disposizione anche quando ha esaurito le risorse, le energie, e anche quando vorrebbe dedicarsi ad altro, proprio perché
non si vuole sentire in colpa rispetto a quello che potrebbe essere il giudizio altrui, ha come la sensazione che qualcuno potrebbe rimproverarlo come accadeva quando era bambino. La persona con la ferita da umiliazione è definita infatti masochista. Avere questa ferita significa dover dimostrare la propria capacità ed efficienza per non aver motivo di vergognarsi. Questo porta ad assumersi molti impegni, perché c'è bisogno di crearsi vincoli che poi producono malcontento e insofferenza. Pensando alla ferita da umiliazione nella relazione, mi viene in mente il classico sovrappeso dalla relazione stabile. Ho visto persone, sia donne che uomini, aumentare in alcuni casi paurosamente di peso dopo il matrimonio o una convivenza, che sicuramente rappresentano dei vincoli potenti. Questo è da tenere presente. Spesso l'esistenza di questa ferita crea la motivazione per stabilire la relazione, il vincolo, salvo poi trovare nella relazione stessa tutto l'aspetto negativo di questo vincolo e quindi il dover rinunciare ai propri bisogni, ai propri spazi, alla propria libertà per rispondere alle aspettative dell'altro, ai bisogni dell'altro, essere presente per l'altro, rinunciando alla propria parte di vita, perché questa ferita fa sì che le persone dimentichino quando sono all'interno di qualsiasi vincolo se stessi e si dedichino totalmente agli altri. Naturalmente non è la relazione la causa di questo malessere, che nel corpo si esprime con il sovrappeso e nella relazione si esprime alla lunga con un senso di insofferenza e pesantezza rispetto ai doveri che la relazione impone. Ma c'è da dire che chi ha questa ferita accentuata tende anche al di fuori della relazione di coppia ad avere gli stessi problemi. Per cui, fra coloro che sono portatori di questa ferita primaria, quando non aumentano di peso a causa della relazione che vivono e dei vincoli che creano all'interno di questa relazione, vincoli sfavorevoli per sé, trovano altri vincoli esterni che giustificano la pesantezza, sia fisica che morale. Fra le cinque ferite, quella da umiliazione è sicuramente la più difficile da percepire per la persona che la vive sulla propria pelle. Ed è anche quella che più facilmente può essere evocata dalle situazioni che la vita ci fa incontrare. Capita a tutti di avere un momento in cui ci sentiamo molto vincolati e a causa di questo iniziamo ad aumentare di peso. Capita a tutti di avere un momento nella vita in cui da qualche parte ci sentiamo vincolati e per questo meccanismo collegato a questa ferita aumentiamo di peso. E questo può avvenire anche in situazioni diverse dalla relazione sentimentale. All'interno della vita familiare può capitare che questi soggetti che trovano sempre dei vincoli stringenti e difficoltosi per sé assumano un ruolo di cuscinetto tra due soggetti presenti nella stessa famiglia che però non riescono a comunicare e andare d'accordo tra di loro. E naturalmente loro fanno le spese di queste relazioni malate all'interno delle famiglie perché si creano questo ruolo di cuscinetto e diciamo che si prendono il cattivo che arriva da uno e il cattivo che arriva dall'altro, pur di far restare la famiglia nel cosiddetto quieto vivere. Questa è una tipologia di persona apparentemente gioviale, sinceramente di cuore e chi di troppo testimonia il bisogno di proteggersi dall'invasione e dalle pretese altrui. Invasione e pretese che in questa persona possono avvenire a qualsiasi livello. E questo aspetto naturalmente viene riportato all'interno della relazione. Quindi chi ha questa ferita può essere restio a concretizzare una relazione, inizialmente magari perché ha una sorta di vergogna per il proprio corpo. E poi successivamente, superata questa fase della vergogna, può essere difficile e impegnativo per una persona di questo tipo l'impegno, l'attenzione e le consuetudini che una relazione richiede finiscono col far riverberare l'aspetto negativo del vincolo per soddisfare le richieste altrui. Questo è l'aspetto che più di tutti
condiziona la disponibilità all'apertura verso l'amore in chi ha questa ferita. Chi ha la ferita da umiliazione come ferita primaria e non ne è consapevole, finisce con l'attrarre nella propria vita persone che desiderano controllare, che pretendono, che richiedono molto. Questo nella relazione. Può essere che una personalità di questo tipo, soprattutto se ha lasciato ormai alle spalle la giovinezza e ha trascorso la vita senza una relazione, l'ha trascorsa comunque con molti vincoli. Ha cresciuto un figlio da genitore single con tutte le difficoltà del caso, rimanendo solo o sola. Oppure ha accudito i genitori anziani e a questo punto non desideri una relazione. O possa temerla proprio perché rappresenterebbe un vincolo ulteriore. Quello che più di ogni cosa teme la persona con questa ferita è il controllo e anche l'invasione del proprio territorio. Di solito nella loro vita derivi esso da una relazione o da qualcos'altro, come abbiamo visto il controllo abbonda perché molti sono i vincoli che questa persona da sola si è creata. Questa struttura è importante che sviluppi l'amore verso se stessa e la capacità di verificare quanto è disposta a sacrificare prima di dire sì a chi gli chiede qualcosa. E sviluppare la capacità di chiedere per se stesso, di dedicare tempo a sé, senza avvertire il senso di colpa. I fiori, che possono essere molto utili per chi ha questo tipo di ferita e che possono aiutare anche all'interno della relazione, sono sicuramente ok per imparare a comprendere che essere in relazione con una persona non significa prendersi anche le sue responsabilità rispetto a qualsiasi cosa, ma significa condividere delle responsabilità e decidere di comune accordo quando e chi deve fare cosa. Altri fiori che sono utili per la ferita da umiliazione, li abbiamo visti, sono gorse, che è il fiore, se voi vi ricordate, vi consiglio di andarvi a vedere anche il video in cui io parlo della ginestra, che è il fiore appunto da cui si estrae l'essenza floreale gorse, il rimedio floreale gorse. È un fiore molto bello, giallo, che ha il colore del terzo chakra del proprio potere personale, ma anche degli aculei. È una pianta che cresce esposta al sole. Quindi chi ha questa ferita deve imparare a mettere in luce le proprie qualità, a tenere a distanza, esattamente come gli aculei della pianta del fiore gorse, le persone che tendono a soffocarlo o le situazioni che tendono a soffocarlo. E quindi fa fatica proprio a delineare il proprio spazio, il proprio ruolo in maniera soddisfacente per sé e in maniera sostenibile per sé e secondo una modalità sostenibile per sé. Poi anche il fiore Elm, che rappresenta lo straripamento e può essere utile per questa ferita quando, nonostante questa persona sia capace, mettiamo una madre per esempio con 4 figli, nonostante sia capace di organizzare la vita di una famiglia con 4 figli, in realtà c'è una grossa fatica richiesta in questo ruolo, soprattutto se tutte le mansioni le deve svolgere lei, se non è capace, man mano che i figli crescono, di dare un pochino di responsabilità a ciascuno dei suoi figli per fare in modo di essere alleggerita e di potersi ritagliare uno spazio per sé. In questo caso Elmo potrebbe essere un fiore che insegna a questa persona a fare questo, a delegare. Il fiore Hornbeam perché rappresenta proprio la stanchezza, perché in questa struttura, in questa personalità, poiché c'è molta ci sono molti vincoli, molta energia viene sprecata per andare avanti le vite altrui, quando poi si ripensa alla propria vita, alla propria parte di piacevolezza, ci si trova sfiniti e senza energie e senza voglia di fare. E quando subentra questa abitudine, poi si perde proprio la sensazione di avere delle cose da fare per sé. Anche Mustard è un fiore indicato per questa struttura, che può avere veramente la sensazione di essere quasi depressa, cioè di essere senza
aspettative rispetto a momenti di piacevolezza, rispetto a momenti di vita un pochino più leggera, e di conseguenza anche il fiore mustard, che è il fiore collegato alla depressione, può essere un fiore utile a ritrovare la forza per un po' di questi vincoli e riuscire a intravedere delle possibilità di realizzare cose per sé, di avere momenti di piacevolezza per sé, e quindi trasmutare questa forma di depressione legata in qualcosa di vitale, nella consapevolezza che ci si può ritagliare dei momenti in cui si riesce ancora a pensare alla propria vita e alla propria piacevolezza. Un altro aspetto che aiuta tantissimo chi ha questa ferita ad alleggerirsi è il bisogno di essere impegnato, di avere cose da fare, ma soprattutto cose da organizzare, di organizzarsi la vita e in questa organizzazione mettere ovviamente anche la parte di attività dedicate al proprio benessere e di non lasciarsi sorprendere da impegni che piovono da tutte le direzioni, che sono collegati a quei famosi vincoli. Perché questa struttura ha poi delle cadute di energia, per cui se chi ha subito la ferita d'umiliazione riesce a organizzarsi la vita in modo da avere un programma proprio di quello che deve fare, evita di stancarsi fino al punto di non farcela più il giorno dopo, per esempio, di aver bisogno di riposare tutto il giorno. In questo modo, con una migliore organizzazione, riesce a vedere anche il momento in cui deve dire no agli altri. Ha bisogno di introdurre la rigidità all'interno delle sue giornate, un po' più di struttura e un po' più di creare un ritmo e più rigidità all'interno delle giornate, e prendersi l'impegno di rispettare questo ritmo in cui vanno messi sicuramente anche i momenti in cui ci si riposa, aiuta questa struttura anche a perdere peso e a sentirsi meglio. Abbiamo qui terminato di parlare delle 5 ferite all'interno delle relazioni sentimentali. A questo punto vorrei invitarvi ad una riflessione rispetto alla presenza di aspetti che riguardano ognuna di queste 5 ferite in misura variabile all'interno delle nostre vite. Il mio invito è quello di non limitarvi a guardare il video della ferita che vi riguarda, che rappresenta la vostra ferita primaria, ma e di conseguenza i più grandi problemi che incontrerete o che avrete incontrato o che avete incontrato all'interno delle relazioni sentimentali e anche probabilmente all'interno della vostra vita. Sia che voi abbiate un'unica e fortunata relazione, sia che abbiate una serie di relazioni, troverete tracce dell'espressione di ciascuna ferita, poiché tutti in realtà le abbiamo vissute tutte e 5. Quando si lavora sulle proprie ferite seguiti da un counselor, come ho fatto io in passato, counselor di formazione bioenergetica, di formazione corporeo-emozionale, quindi, si assiste a un vero e proprio rimaneggiamento del corpo. Conseguenzialmente c'è l'attivazione di tutte queste ferite, ovviamente in tempi diversi. Questa è semplicemente una serie di video in cui spiego come il fatto di vivere una relazione sentimentale porti all'attivazione di queste ferite, e questa attivazione, nel momento in cui può essere letta e interpretata secondo la chiave delle difficoltà e dei punti di forza che rappresentano ciascuna di queste 5 ferite, può essere fonte di profonda consapevolezza. Può essere l'occasione di ripensare alla propria infanzia, di comprendere quale ferita primaria abbiamo vissuto e in quale periodo. Può essere l'occasione per iniziare a guardare ai problemi che incontriamo all'interno della relazione con maggiore consapevolezza, soprattutto della nostra parte di responsabilità rispetto a questi problemi, del modo in cui la nostra ferita ci fa interpretare e a volte esagerare e a volte credere non risolvibili i problemi che viviamo all'interno di una relazione. Un utile esercizio può essere quello di tenere un diario, un quaderno, iniziare a osservare all'interno del nostro quotidiano il modo in cui noi ci rapportiamo al nostro compagno o alla nostra compagna. Qual è la nostra ferita che in questa relazione, in questo momento della nostra esistenza, con le problematiche che la nostra esistenza incontra, che in questo momento sono per tutti iper, ultra accentuate, sta facendo emergere?
cioè qual è la ferita che ci risuona di più rispetto alla nostra relazione, che sicuramente sarà messa in scacco anche da tutto quello che sta accadendo fuori. Cosa possiamo mettere in atto per iniziare a guarire questa ferita, prendendoci la responsabilità di questa difficoltà che incontriamo in prima persona, senza attribuirla al nostro compagno o alla nostra compagna o a difficoltà che hanno influito sulla nostra coppia dall'esterno. Questo è un lavoro e può essere portato avanti per tutta la vita. Le cinque ferite sono una sorta di classificazione delle nostre difficoltà evocate dalle nostre ferite vissute nell'infanzia e continueranno a ripresentarsi nell'arco di tutta la vita. Sarà nostro compito coglierle in aspetti che sarà sempre più difficile catalogare man mano che andremo avanti nel nostro lavoro, perché saranno sempre più sottili gli aspetti che emergeranno rispetto alle nostre ferite man mano che procederemo nel lavoro di crescita e consapevolezza. Proprio per questo motivo consiglio di andare a guardare anche i video in cui parlo delle cinque ferite, oltre a questi video sulle relazioni sentimentali e le cinque ferite. E vi ricordo che per iniziare a lavorare su alcuni aspetti di queste ferite, io ho inserito nei video anche dei riferimenti ai Sherry Buck, che possono servire per iniziare a lavorare su alcuni problemi determinati da queste ferite. Problemi che sicuramente noi possiamo iniziare ad affrontare nella relazione sentimentale, ma anche in ogni altro aspetto della nostra vita. Ricordiamoci sempre che le ferite attivano delle resistenze, delle paure, delle intolleranze, delle reattività, dei dolori. E quando incontriamo alcune di queste particolari situazioni che evocano le nostre ferite. E quindi dobbiamo porci la domanda: quale ferita si sta attivando in questo momento per essere affrontata? Ogni volta che sentiamo di stare male rispetto a qualcosa. Quindi quale ferita deve essere affrontata in questo momento? Magari non più nei suoi aspetti grossolani, se stiamo lavorando su di noi da un po', ma negli aspetti più sottili, quelli che abbiamo più difficoltà a riconoscere. Il motivo per cui ho parlato delle cinque ferite in questo canale è stato quello di poter argomentare e discutere secondo una modalità molto più semplice di crescita personale e di trasformazione, di guarigione dei nostri aspetti problematici e spesso inconsci. Se avessi parlato soltanto di floriterapia, sarebbe stato più difficile per voi identificarvi, ad esempio in un fiore che rappresenta vari livelli di squilibrio energetico ed emotivo e anche fisico, ma tutti questi vari livelli originano dalle nostre ferite. Termino qui questo video e la serie dedicata alle cinque ferite e alla relazione sentimentale, e in futuro sicuramente riprenderò il discorso delle cinque ferite per parlare di altri ambiti in cui queste ferite possono procurarci problemi, condizionarci e soprattutto attrarre nella nostra vita situazioni ed eventi che, se vissuti in chiave evolutiva, sono soltanto strumenti che il destino ci offre per guarire le nostre ferite. Vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!